Salve a tutti i nostri spettatori, ben ritrovati su Polis, primo piano sulla politica. Oggi puntata 16 del format dedicato ovviamente alla politica nazionale ed europea di Come Don Chisciotte. Nella puntata di oggi cercheremo di concentrarci su quelle che sono state le azioni pratiche del governo e quindi partiremo parlando delle nomine. Per quanto riguarda le partecipate del governo, con vari nomi che sono appunto stati confermati o sostituiti, dopodiché passeremo ad affrontare il decreto PNRR3, che è stato convertito in legge nei giorni scorsi, e poi novità per quanto riguarda le concessioni balneari e DDL concorrenza. Ovviamente in mia compagnia ci sono il professor Luca Lanzalaco. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. E l'avvocato costituzionalista Umberto De Nuce. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Partiamo subito con il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. Da quando Giorgia è diventata presidente del Consiglio, forse mai così spudoratamente come in queste 2 settimane, la macchina di distrazione di massa ha lavorato con così tanta minuziosità. Vari gli argomenti che si sono susseguiti in TV per distogliere l'attenzione degli italiani dall'azione concreta dell'esecutivo. Dalla povera orsa JJ4 alle querelle sulle feste nazionali, passando per la sostituzione etnica di Lollobrigida e l'indicazione di Di Maio come inviato UE per il Golfo Persico. Tutto pur di non dire nulla, pur di non informare davvero. Tra gli eventi principali poco discussi c'è sicuramente quello delle nomine del governo nelle 5 più importanti aziende partecipate dello Stato. Non un momento facile per la Meloni, che ha dovuto accettare più di un compromesso nel braccio di ferro con gli alleati, sicuramente questa volta più risoluti del solito. Un passo falso nella leadership che al momento non sembra aver avuto particolari conseguenze, con il governo che ha proseguito liscio sulla strada dei provvedimenti. Il decreto PNRR3 è stato infatti convertito in legge la scorsa settimana, dopo la fiducia del governo ottenuta prima al Senato e poi alla Camera, dando il là alla revisione del sistema della governance. Neanche il tempo di prendere fiato che, il giorno dopo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL concorrenza, contenente una serie di norme volte ad assicurare il raggiungimento di alcuni obiettivi del PNRR. Tra tutte, spicca sicuramente la promozione della digitalizzazione e dei contatori intelligenti. Una minuzia per i meno attenti, che invece perfettamente si inserisce nel quadro di trasformazione sociale ben ribadito dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione Alessio Butti, quando ha parlato delle nuove panottiche funzionalità dell'app IO. E se ciò non bastasse, per sottolineare lo scollamento tra il piano mediatico e quello concretamente politico, potremmo aggiungere che l'11 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF per il triennio 2024-2026, o che il Senato la settimana scorsa ha approvato il cosiddetto decreto Cutro, passando ora la palla alla Camera. Preferiamo però concentrarci su un problema forse più urgente, che riguarda il rapporto del governo con l'Europa. La scorsa settimana la Commissione europea ha aumentato la pressione affinché Roma si allinei con le direttive Bolkestein nel campo delle concessioni balneari, mentre la Corte di giustizia europea ha ribadito che i giudici nazionali e le autorità amministrative italiane sono tenuti ad applicare le norme pertinenti del diritto europeo, disapplicando le disposizioni nazionali non conformi. Non proprio piccolezze, insomma, gli argomenti che tratteremo in questa puntata. Eppure al mainstream non sembrano interessare particolarmente. Eccoci tornati in studio. Allora, apriamo la puntata andando a rilevare quello che è un vero e proprio scollamento tra il piano mediatico, quindi dei media nazionali, e invece quello che è il piano concreto dell'azione di governo. Questo perché nelle scorse settimane abbiamo assistito a salotti politici molto e troppo a lungo, probabilmente focalizzati sulle affermazioni del ministro Lollobrigida, oppure le polemiche scatenatesi per quanto riguarda l'orsa JJ4 o ancora la bagarre per quanto riguarda le festività
delle festività nazionali, partendo da quella del 25 aprile, insomma, sicuramente degli argomenti che hanno ovviamente il loro valore, il loro interesse, ma che non hanno lasciato spazio a quelli che poi sono i temi più importanti che riguardano ciò che l'esecutivo sta portando avanti. Ecco, allora vi chiedo di partire con un commento rispetto a questo scollamento che insieme abbiamo rilevato. Prego, Umberto Del Nuce. Beh, come dicevi tu, giustamente vi è uno scollamento, perlomeno un tentativo di distrarre l'opinione pubblica con temi che, come dicevi giustamente, hanno sicuramente il loro valore e la loro importanza, ma che non possono sostituire il dibattito in un momento molto, molto delicato. Tra manovre economiche, situazioni internazionali e come vedremo anche in puntata, un momento in cui il governo, anche sotto il punto di vista pratico, è stato molto, molto attivo. Però, come giustamente anche notavano alcuni osservatori politici, è stato più realista del re, diciamo, anche dal punto di vista di politica interna, no, rispetto a programmi rivoluzionari, nel senso anche diciamo, tutte le polemiche contro l'austerità, per esempio, no, contro l'Europa che il governo Meloni aveva portato avanti, e con queste ultime manovre si vede invece che vi è stato in qualche modo un adeguamento a diktat internazionali e quindi evidentemente puntare il dibattito invece su questioni di costume o comunque di valore relativo rispetto poi alla vita pratica dei cittadini è sicuramente una misura, una manovra, diciamo, così evasiva. D'altronde siamo abituati da lungo termine a questo tipo di dinamica politica. Sì, una dinamica che poi valorizza da un certo punto di vista anche l'opposizione, perché se non ci fosse stata tutta questa storia sul 25 aprile o sulle dichiarazioni di Lollobrigida, probabilmente Elly Schlein sarebbe rimasta in silenzio per 2 settimane. Ecco, professore, allora le chiedo, è soltanto una manovra di distrazione di massa, come abbiamo detto nel servizio, o c'è anche un'impreparazione sia da parte dei politici che da parte dei giornalisti a seguire quelle che poi sono le vicende concrete dell'azione di governo? Ma qua distinguerei, allora, dal punto di vista dei giornalisti, la situazione del giornalismo politico italiano è abbastanza preoccupante, sugli organi di stampa, si trovano prevalentemente le opinioni dei giornalisti piuttosto che i fatti concreti, gli eventi accaduti. Quindi dal punto di vista del giornalismo io penso ci sia approssimazione e improvvisazione. Diverso il discorso invece per quanto riguarda i politici, perché il fatto che ci siano due piani, due livelli, quello delle politiche simboliche ad alto valore identitario, talvolta anche etico, e quello delle politiche reali che sono spesso, anche se non sempre, focalizzate su variabili di tipo economico. Ecco, questa scissione fra i due livelli di politica pubblica è fisiologica, è normale. E le politiche simboliche, identitarie, chiamiamole, assumono tanta più importanza quanto minori sono i margini di manovra per quanto riguarda le politiche reali. Quindi effettivamente concordo con quello che si diceva prima, e cioè ci può essere una convergenza di interessi, non dico una collusione, ma sicuramente una convergenza di interessi da parte sia del governo che dell'opposizione a esaltare l'importanza di queste dimensioni simboliche e valoriali.
una polarizzazione simbolica che nasconde offusca, ecco, invece problemi reali, e anche il fatto che vabbè, poi lo vedremo, spero, più avanti, però che di fatto l'opposizione davanti alla spada di Damocle del PNRR dovrà per forza divenire più miti consigli, perché non si assumerà mai la responsabilità di disattendere e ostacolare gli impegni, la realizzazione degli impegni presi. Assolutamente, e ovviamente il PNRR, come dicevo prima, sarà un tema che tratteremo in puntata. E tra gli eventi passati sotto traccia in queste due settimane c'è sicuramente quello che riguarda le nomine del governo, perché il 12 aprile la coalizione di centrodestra ha raggiunto l'accordo per quanto riguarda il rinnovo delle partecipazioni statali, insomma, diciamo, dei vertici delle partecipazioni statali, in particolar modo per quanto riguarda quelle che sono le aziende più importanti, e mi riferisco ad Eni, Enel, Poste Italiane, Leonardo e Terna. Allora chiedo a Giulio di andare con il contenuto 1, che è il ministro Giorgetti che commenta le scelte prese appunto dal governo. Posso fare una battuta? E quando tu fai una squadra, fai il calciomercato, pensi di aver comprato i giocatori migliori, però Napoli vince, altri no, ecco, diciamo no. Quindi. Oggi Napoli ha perso. Infatti Napoli ha perso. Quindi adesso lui cosa fa? No, vabbè, sembra che è un giusto equilibrio, poi un po' di polemiche anche inutili, ho letto, però come ho commentato, ogni parto in qualche modo a qualche forma di travaglio, quindi l'importante è poi che facciano bene, hanno tutte le qualità e le capacità per far bene, posti che sono strategici comunque. Ecco, questo era il ministro Giorgetti che appunto parla di posti strategici, strategici ovviamente per quanto riguarda queste nomine alle partecipate statali. Umberto Del Noce, quali sono i segnali politici che possiamo cogliere da queste scelte del governo e quali sono i personaggi principali da rilevare? Beh, se in effetti è stato sicuramente un travaglio, noi non siamo stati presenti ovviamente alle discussioni che ci devono essere state, però quello che si può rilevare e il fatto che in qualche modo la Meloni ha dovuto cedere a compromessi, perché si può vedere, specialmente per quanto riguarda Eni e Enel, una tra virgolette vittoria per quanto riguarda le nomine, perché sono stati infatti nominati nomi che, diciamo, di personaggi vicini alla Lega, come Zafarana e Cattaneo, e Scaroni, diciamo, più vicino a Berlusconi, però in generale nomi vicini agli altri partiti della coalizione di governo. Mentre una vittoria più di Fratelli d'Italia si può ritenere, pur con la dovuta, diciamo così, prudenza, nel senso che non sono esattamente uomini di partito, però vicini, questo sì, e si ha per esempio con la nomina di Cingolani in Leonardo. E per quanto riguarda Poste Italiane, si ha un nome che diciamo di lungo corso, perché era stato già anche nominato da Renzi, poi posto alle Poste da Gentiloni, quindi sicuramente un nome che ha attraversato tutto l'arco politico e del Fante, una persona che tra l'altro arriva da JP Morgan, per cui da ambienti di un certo tipo, ecco, insomma. E questo fa sì che sicuramente vi è stato quindi una
così dei compromessi all'interno del governo per i ruoli chiave di aziende che sono sicuramente importanti, sia dal punto di vista economico, perché comunque adesso, queste sono le più importanti, però ci sono circa 40, una quarantina di partecipate anche molto importanti che complessivamente fanno un fatturato di quasi 250 miliardi di euro, hanno circa 500 mila dipendenti e quindi evidentemente è una forza economica non da poco, ma non è solo il valore economico e di fatturato quello che è determinante, ma evidentemente soprattutto in un momento come questo il valore strategico e geopolitico, perché Eni ed Enel sicuramente hanno un peso notevole nelle politiche energetiche e anche semplicemente anche nella loro penetrazione nell'area mediterranea e quindi negli appalti e nelle concessioni che hanno in altri paesi dell'area mediterranea e internazionale, e Leonardo invece dal punto di vista militare, perché è un'azienda cruciale, strategica dal punto di vista anche tecnologico e militare, e quindi evidente che in un momento come questo queste tre aziende in particolare sono sotto l'attenzione internazionale anche di partner strategici e anche di partner militari, e in un momento in cui c'è una guerra che minaccia di diventare globale, è evidente che questo tipo di nomine divengono fondamentali. E per questo anche credo che la partita sia stata piuttosto accesa, anche nella consapevolezza che nelle nomine sarebbe sicuramente subentrati discorsi e dinamiche non solo interne, ecco. Assolutamente, assolutamente. E anche perché appunto questa possibilità da parte degli alleati di Giorgia Meloni, ovviamente parlo dei vari leader del centrodestra, di fare pressioni per queste nomine, poi avendo impatto sulla politica estera, che in questo momento riguarda la guerra e l'energia, può portare anche a dei cambiamenti strategici da parte dell'Italia rispetto alla gestione di determinate situazioni. Ricordiamo che Certo. Giorgia Meloni è sicuramente la più atlantista, probabilmente in questo momento all'interno della coalizione di governo. Professor Lanzalaco, ecco, questo è uno scollamento interessante perché che i quotidiani non parlino o comunque non approfondiscano nel dibattito queste scelte della coalizione di centrodestra cerca anche di nascondere quello che era l'impatto di cui parlava anche Umberto Del Noce, l'impatto che queste società hanno sulle politiche di governo e sulla società. Ma come dire, perché secondo lei ciò viene sottaciuto? Forse perché la responsabilità deve essere sempre del governo e non delle partecipate? E soprattutto come vede lo svilupparsi poi delle politiche a questo punto? Ma anzitutto noto una cosa, e cioè che mentre quando si trattò di formare il governo, Giorgia Meloni aveva parlato di tecnici di alto profilo, invece abbiamo visto che sono arrivati dei politici di lungo corso e sicuramente nessuno si è accorto della statura del profilo del governo. Qua invece le scelte sono state fatte tenendo presente il curriculum e la carriera pregressa degli amministratori delegati e dei componenti dei consigli d'amministrazione, cioè guardando rapidamente le biografie professionali di queste persone, si nota che sono per la maggior parte manager con grande esperienza passata. Quindi direi che le scelte sono state fatte tenendo presente un criterio di qualità e anche continuità, perché non si vedono nomi particolarmente nuovi. Questo potrebbe spiegare perché i giornali non abbiano dato più di tanta importanza a questo, perché era difficile fare lo scoop.
era difficile fare lo scoop, ecco questo. A che cosa hanno dato invece importanza organi di stampa, mass media, ad un'altra questione, anche qui ad alta valenza simbolica, cioè il system. Arriva il governo, un nuovo governo, e mette le mani sui posti chiave della politica economica. Allora, a parte che è vero, metti le mani sui posti chiave, ma mettendo non degli emeriti sconosciuti, ma delle persone appunto con esperienza. Primo, secondo, lo spoil system è un principio caratteristico del funzionamento delle democrazie. Il problema non è se c'è o meno lo spoil system, ma fino a che punto arriva lo spoil system, cioè quanti posti poi verranno di fatto controllati realmente. Primo, in secondo luogo, il discorso a cui accennava lei delle politiche, cioè chi è stato nominato nei consigli di amministrazione, quando dovrà elaborare politiche di grande rilevanza, l'avete ricordato entrambi prima, e che cosa farà? Risponderà ai propri mentori politici o avrà presenti invece interessi nazionali? Ecco, la questione è questa, e questa, ecco, ha dato ha avuto una certa rilevanza sui giornali. Ripeto, però, spostata tutta sull'aspetto simbolico, sull'aspetto valoriale, e stigmatizzando una pratica che non è poi così bizzarra, ecco, non se l'è inventata Giorgia Meloni. Ecco, però diciamo che invece è stata posta come se l'avesse inventata lei, o quantomeno esatto, se lei ne avesse approfittato, proprio per quello scoop, esatto, che lei diceva, assolutamente. Esatto. E passiamo adesso a parlare del PNRR, di cui abbiamo accennato qualcosa prima, perché appunto è stato pubblicato il 21 aprile la legge che insomma è stata approvata prima alla Camera e poi al Senato, su cui il governo aveva prima al Senato e poi alla Camera, su cui il governo aveva posto la fiducia. Quindi il decreto PNRR3 è stato convertito ufficialmente in legge, e abbiamo anche commentato, no, nella scorsa puntata, che ciò darà il là poi a novità importanti per quanto riguarda la governance, nonché per quanto riguarda la pubblica amministrazione e la scuola. Inoltre c'è da aggiungere che stesso quest'oggi il ministro degli affari europei Fitto, nella sua informativa al Senato, ha affermato che il governo italiano sta scambiando con Bruxelles gli ultimi documenti per raggiungere quell'obiettivo di superare la fase di valutazione che in questo momento Bruxelles sta facendo per poter ottenere la famosa terza tranche di aiuti. E a questo punto, per quanto riguarda il PNRR, chiedo a Giulio di mandare il secondo contenuto, che è un montaggio di alcune dichiarazioni che ha rilasciato Giulio Tremonti e successivamente l'ex premier Conte. Prego Giulio dalla regia. Questo è il PNRR. Si sviluppa su tre livelli, quello europeo, quello nazionale e quello regionale o locale. E le grandi difficoltà sono state, primo, l'inflazione. Quando è stato fatto, l'Italia ha avuto un enorme successo nell'avere il piano nel suo importo. È stato un grande successo ed è innegabile. Poi però è venuta l'inflazione, e l'inflazione sul carrello della spesa ti fa un effetto bestiale, ma nei contratti della pubblica amministrazione li blocca, perché devi rifarli, devi fare la revisione quando hai l'inflazione al 2, 3, non lo so, dura. Se ce l'hai così forte, e quando doveva essere attuato era altissima l'inflazione, hai un effetto di blocco bestiale. E l'altro punto è i governi locali. L'Italia da 20 anni più o meno non spende i suoi soldi, li manda a Bruxelles, vengono alle regioni del meridione e ne spendono più o meno la metà, se va bene.
La metà non fondi europei, per capirci, no, che arrivano dall'Europa. Vengono restituiti a Bruxelles, che li dà agli altri paesi, che invece li prendono e li spendono. Presidente, lei ha detto: forse ho ottenuto troppi soldi dall'Europa sul PNRR, ora non riescono a spenderli. Come sta andando questa partita sul PNRR? Qual è la sua posizione? Ma la posizione l'ho già anticipata. Sono fondi destinati al rilancio, dobbiamo assolutamente spenderli sino all'ultimo euro. Abbiamo adesso, stiamo apprendendo, diciamo, dei ritardi, chiediamo trasparenza al governo, chiediamo di sedersi a un tavolo, di spiegarci cosa lo sta andando, darci la possibilità di aiutarli, di contribuire, senza voler assolutamente mescolare o alterare i ruoli. Noi siamo una forza di opposizione. Ma questo non è il programma governativo, è il programma nazionale. E quindi Giorgia Meloni non può assumere. Umberto Del Nuce, sei d'accordo con quanto afferma Tremonti? Beh, sì, nel senso che dal punto di vista degli investimenti. Secondo me ci sono un paio di ragionamenti da fare, perché il PNRR è diviso in due tipi, no, di allocazioni. C'è una parte a fondo perduto e una parte a prestito. Allora, sicuramente ha ragione Tremonti nel dire che la parte di denaro presa a prestito è importante poi in sede applicativa verificare che effettivamente venga impiegata per investimenti che abbiano una valorizzazione e un ritorno, altrimenti è evidente che si traducano in un vantaggio immediato ma un indebitamento sul medio e lungo termine, per cui paradossalmente un danno per le generazioni future, che magari per vantaggi immediati in termini di infrastrutture o di beni, Tremonti fa l'esempio delle aiuole, però nel senso di ammodernamenti, abbellimenti, che poi però generano sicuramente un peso in termini di debito che necessiterà evidentemente di ritrovare risorse future per essere ripagato. E infatti credo che comunque vada ragionato anche sul fatto che è vero che si parla di questi 200 erotti miliardi di euro, però approfondendo l'analisi di questa cifra ci si può rendere conto che è meno rivoluzionario di quello che sembra, perché la parte a fondo perduto ammonta a circa 70 miliardi. E allora, al netto del contributo che l'Italia ogni anno dal bilancio europeo, che in questi ultimi anni si aggira alla ventina di miliardi di euro, in realtà è una cifra relativamente alta. L'economista Emiliano Brancaccio ha calcolato che si sostanzi in un vantaggio di circa 4,5 miliardi di euro all'anno. E anche la parte presa a prestito, il vero vantaggio allora è il differenziale fra i tassi di interesse agevolati del PNRR e quelli normalmente reperibili sul mercato. E allora anche in questo caso alcuni economisti, da qui Brancaccio, hanno calcolato che anche qua il vantaggio in termini netti è di 4 o 5 miliardi l'anno, per cui in termini assoluti questa manovra ha una forza, diciamo, diversa da quella sbandierata di 209 miliardi, e occorre comunque tenere in considerazione che appunto gran parte di questi sono un prestito e quindi comunque andrà ripagato. Poi andrebbe aperto un altro discorso sulla spendibilità, nel senso che il rischio è quello che le amministrazioni non siano proprio preparate
per questo tipo di manovra. Se calcoliamo, per esempio, che l'età media dei dipendenti comunali italiani supera i 55 anni di età, con una bassissima e scarsa formazione. Quindi è poi un problema di tipo proprio formativo e di attuabilità in un quadro statale sempre più disastroso, anche in seguito ad anni di austerità. E quindi il rischio che proprio il sistema burocratico e amministrativo non sia in grado di gestire la mole di interventi. Ecco, quindi intravedo questo duplice ordine di criticità. Ecco. Ecco, a proposito di questo, perché poi quello che dice l'ex Premier Conte si allaccia perfettamente a quello che dicevi tu, Umberto, nel senso che l'opposizione attacca il governo dicendo che non è in grado di spendere i soldi che ricevono dal PNRR, quando invece il governo insomma fa spallucce dicendo no, ma è meglio spenderli bene piuttosto che spenderli, diciamo, per progetti che poi nel lungo termine non apportano benefici. Allora, professor Lanzalaco, vengo da lei, e al di là appunto del vero valore della manovra PNRR di cui parlava prima Umberto Del Noce, effettivamente il governo è in difficoltà in questo momento? Sì, direi di sì, perché a parte questo problema del ritardo nel versamento della terza tranche, poi entro giugno vanno rispettati, realizzati 27 obiettivi, 27, cioè cifra considerevole, e esponenti del governo o vicini al governo hanno già detto che la realizzazione di tutti gli obiettivi entro il 2026 non sarà realizzabile, quindi non sarà possibile. E quindi sì, il governo è in difficoltà. Per me sono va distinte due tipi di difficoltà. Uno di tipo politico, cioè prima nell'intervista Conte diceva questo è un piano che serve per il rilancio, ma se uno guarda il rilancio è stato presentato, no? Rinascita, resilienza dopo la pandemia, ma se uno guarda i contenuti delle politiche del PNRR non va assolutamente o ben poco in sostegno a quei settori che sono stati colpiti, quei settori che poi è il lavoro autonomo sostanzialmente, che sono stati colpiti dalle misure restrittive della pandemia. Quindi io tutto questo rilancio non ce lo vedo, vedo invece un disegno di politica economico ben preciso, ma di tutt'altro tipo, cioè si è aperta una finestra d'opportunità e si stanno facendo passare delle politiche, appunto la digitalizzazione. Non mi sembra che il digitale sia stato un settore colpito dalla pandemia, eppure no, la transizione verde, anche qua non le imprese che lavorano nel settore ecologico, energetico, non sono state colpite. Quindi e io trovo che questa retorica del rilancio, che è una retorica politica, sia francamente fuori luogo. Poi certo ci sono i problemi delle capacità amministrative, che sono problemi enormi, e qua Tremonti ha perfettamente ragione, cioè gli enti locali che si sono trovati un sovraccarico di lavoro, di adempimento. Questo lo so perché ho parlato, non ho fatto ricerche in senso stretto, però ho avuto modo di colloquiare con alcuni amministratori locali di comuni di piccole e medie dimensioni, che sono la stragrande maggioranza in Italia, fra l'altro. E qual è il problema? Che il PNRR implica una serie di adempimenti amministrativi formali che bloccano le attività dei comuni e delle pubbliche amministrazioni. Una nostra funzionaria, nostra dell'Ateneo,
settimana scorsa mi ha detto: io devo caricare 500 documenti, metterli online, fra l'altro sono documenti, questo vale anche per i comuni, su piattaforme diverse, con, per esempio, parlando con appunto questo amministratore locale, mi diceva che sembra banale, però il problema della gestione del password, perché su piattaforme diverse con password che vengono cambiate per motivi di sicurezza, cioè quindi c'è il problema degli adempimenti amministrativi, c'è il problema della progettualità, i comuni non sono in grado di fare progetti, debbono esternarli, devono appaltare già la fase progettuale, ma questo vuol dire che quindi i comuni debbono indebitarsi per pagare i consulenti che fanno i progetti. Quindi io penso che forse l'ho già detto, mi ripeto, però bisognerebbe avere il coraggio di dirlo, cioè questo PNRR è una corazzata Potionkin, avete presente il film con Paolo Villaggio, è una corazzata Potionkin e bisogna dirlo, perché questa è una iattura che ci porteremo dietro per anni, appunto, perché poi c'è un problema anche di indebitamento, quindi aumenta il debito in una fase in cui l'Europa chiede maggior rigore finanziario, senza escludere, questa c'è un'intervista, non mi ricordo a chi, proprio oggi, che diceva: ma scusate, almeno potevate al netto, cioè porre i vincoli al netto delle spese del PNRR, no, siamo obbligati a spendere, e poi dicono: ma guardate che avete fatto troppe spese. Cioè è una situazione folle che va, a mio parere, prima o poi, anzi più prima che poi, smascherata, perché e l'opposizione su questo ha dei limiti incredibili. Cioè il PD tace e 5 Stelle, abbiamo sentito prima quella brevissima intervista a Conte, che però è più che significativa. Certo, probabilmente tace anche perché, essendo comunque che ce lo chiede l'Europa, che sia il governo la destra piuttosto che la sinistra, alla fine il PNRR sarebbe comunque piombato sulle nostre teste. E quindi, diciamo, infatti, c'è poco da opporsi. Infatti, no, volevo solo sottolineare quello che diceva anche il professore, che anche a mio avviso di rilancio non c'è nulla. Cioè, se poi andiamo a vedere, in realtà è un prestito forzato per obbligare un paese a un cambiamento strutturale e infrastrutturale voluto dall'alto senza un passaggio democratico, ma che poi trasforma le dinamiche anche gestionali del potere, che trasforma anche le dinamiche relazionali fra i cittadini e lo Stato e le amministrazioni in modi non del tutto ancora prevedibili, ma appunto guidati da logiche che stanno altrove. Tutto questo fatto passare come aiuto umanitario, però tecnicamente di fatto è un prestito che indebiterà l'Italia, però con spese vincolate a una transizione di natura strutturale, proprio in termini di sì, esatto. Quindi in effetti è un termine, cioè è un discorso molto profondo che avviene al di fuori del dibattito pubblico, politico, comunque democratico. Questo, certo, è l'aspetto più grave, ecco, della questione. Certo. Cambiando argomento, ma rimanendo comunque in tema del PNRR, giovedì 20 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL concorrenza, che è un testo propedeutico al PNRR stesso, in quanto prima di tutto è previsto stesso dal piano di ripresa e resilienza che annualmente il governo faccia una legge sulla concorrenza, quindi uno degli impegni che si assumono i governi europei, e in secondo luogo il DDL concorrenza contiene anche una serie di norme volte ad assicurare, almeno si spera, il raggiungimento di quegli obiettivi di cui parlava il professor Lanzalaco. Allora chiedo a Giulio il contenuto 3, che riassume un po' il contenuto del DDL concorrenza. Prego. Il
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL Concorrenza, legge annuale sulla concorrenza fatta al servizio dei cittadini e delle imprese, annunciato con un post su Twitter il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il disegno di legge, che rientra tra gli impegni assunti nell'ambito del PNRR, va a intervenire su diversi settori, dai contatori intelligenti ai posteggi per gli ambulanti fino alle vendite promozionali. Il testo dispone anche il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale. Ecco, tra i punti che personalmente sono saltati di più all'occhio c'è la promozione dei cosiddetti contatori intelligenti, che per molti sembrerà una minuzia, ma che invece si inserisce perfettamente nel quadro di digitalizzazione, di trasformazione sociale verso la digitalizzazione di cui parlavamo prima, trasformazione che tra l'altro è stata ribadita dal sottosegretario alla presidenza per l'innovazione Alessio Butti quando ha parlato delle nuove funzionalità dell'app IO, e qui chiedo a Giulio se può mandare il contenuto 4, perché appunto l'app IO si rinnova e andrà a vedere al suo interno la patente, la tessera elettorale e la tessera sanitaria, quindi insomma un costante aumento dei dati che vengono inseriti all'interno dell'app, un costante aumento dei servizi che vengono digitalizzati e che chiaramente è l'obiettivo del PNRR stesso, o almeno uno degli obiettivi principali del PNRR. Ecco, Umberto, ti chiedo un commento rispetto a questo testo, al DDL concorrenza, e poi cosa ne pensi anche tu della digitalizzazione? Ma la digitalizzazione, come abbiamo visto, è un fatto ormai sempre più penetrante. Come spesso avviene, viene presentata in ottica molto tranquillizzante. Per esempio, nel DDL concorrenza, la questione dei contatori intelligenti viene specificato che permetterà anche a soggetti terzi il monitoraggio e il confronto delle tariffe, così che il consumatore si è indotto a pensare che il contatore intelligente permetterà un confronto fra le tariffe, quindi una maggiore concorrenza fra i prestatori di servizi e quindi un vantaggio economico. Però ovviamente ci sarà una contropartita a questo, nel senso che ovviamente il contatore intelligente bisogna poi vedere che tipi di dati potrà sviluppare, trasmettere e la controllabilità di questi contatori anche a distanza, perché evidentemente poi il rischio che in qualche modo ci sia un'autorità terza in grado di impostare il proprio contatore a piacimento, un po' come gli smartphone, nel senso che ormai per esempio le intercettazioni su smartphone, ma anche su tablet e su computer, avvengono in maniera facilitata, nel senso che le autorità pubbliche si possono inserire nei microfoni e nelle telecamere filmando e registrando attraverso gli strumenti, no? Per cui voglio dire, quello che è uno strumento diventa anche un po' un'insidia. Allora la questione della digitalizzazione è un po' qui, secondo me, nel senso che può essere sicuramente un vantaggio sotto certi aspetti per il cittadino, ma presenta anche delle insidie. Allora il punto, secondo me, è che è rischioso renderlo obbligatorio. Cioè, se io posso usare lo smartphone per accedere a dei servizi è un conto, se io sono obbligato a usare lo smartphone o avere un'identità digitale per accedere ai servizi, è evidente che è un pericolo, perché a quel punto la mia identità di cittadino, la mia cittadinanza dipende da un device e di conseguenza dipende dai prestatori di servizi che mi permettono di usare lo smartphone. Quindi, di nuovo, il punto vero, cioè la vera mancanza, secondo me, è che manchi un dibattito pubblico su questi temi, che manchi un dibattito pubblico e democratico sulla digitalizzazione, sui limiti della digitalizzazione e su
quella che per esempio Paolo Benante ha definito algoretica, cioè andrebbero definiti dei criteri etici nella predisposizione degli algoritmi che utilizzano le piattaforme digitali. E così, non so, mi piacerebbe esistesse un registro pubblico degli algoritmi che in qualche modo gli algoritmi che le imprese e i grandi prestatori di servizi in qualche modo debbano rendere pubblico e quindi assicurarsi che poi i dati raccolti siano utilizzati con finalità ben specifiche e tutt'al più che siano sottomessi al benessere del cittadino, altrimenti quello che è uno strumento che può anche sicuramente facilitare la vita dei cittadini può trasformarsi in un elemento di controllo, in un mondo in cui però la forza democratica è sempre più debole e la cultura democratica è sempre più fragile, e allora è evidente che maggiori possibilità in termini di controllo e tracciamento si trasformano in un maggior pericolo da parte di chi detiene le leve e il controllo di questo tipo di servizi. Chiaro, certo. E professor Lanzalacco, in uno dei suoi primi discorsi da Premier, Giorgia Meloni aveva parlato di sovranità digitale, facendo comprendere che il governo appunto non si sarebbe tirato indietro rispetto a queste trasformazioni sociali e in ottica di trasformazione digitale, ovviamente in capo al governo, va ricondotta anche la volontà espressa sempre dal Sottosegretario Butti di unire lo SPID con la nuova carta d'identità elettronica in un'unica app che sarà gestita dal governo, dal Ministero dell'Interno. Ecco, al di là di questi, diciamo, dettagli nella trasformazione che comunque fanno comprendere quello che è il disegno, cioè la centralizzazione dei dati nelle mani del governo, come lei legge la digitalizzazione imposta dal governo? Sarà un governo sovrano per il bene dei cittadini o sarà un governo sovrano nel senso sovrano delle identità dei cittadini che poi verranno messe a disposizione sia dell'Europa che, diciamo, delle lobby privati? Sì, ci sono tre piani strettamente collegati, distinti ma strettamente collegati, cioè il potere del digitale, cioè il potere che le imprese sono in grado di esercitare sui consumatori, cittadini, attraverso la digitalizzazione, che, e questa è la trappola del digitale, perché in effetti offre dei vantaggi, delle comodità, chiamiamole, da un lato, e dall'altro però riduce le tue libertà. Comunque c'è il potere del digitale, il potere sul digitale, e cioè il potere delle imprese che sono proprietarie degli impianti che producono le apparecchiature, e poi c'è il potere con il digitale, cioè l'esempio classico da manuale è quello della Cina, cioè l'uso del digitale da parte del potere politico, non di quello economico, ma politico, per controllare i singoli cittadini attribuendo loro credito, un differente grado di credito sociale a seconda della loro conformità alle direttive del governo. Quindi il digitale ha questa doppia faccia ed è qui che si annida la trappola, cioè da un lato offre vantaggi e dall'altro però riduce le nostre libertà, cioè è effettivamente in corso una battaglia sulla sovranità digitale. L'Europa sta cercando di affrancarsi dal dominio delle imprese americane in questo campo. Vediamo, sono cose abbastanza recenti queste, vediamo che succederà. Però è in corso un conflitto serio. Fra l'altro, la digitalizzazione
presenta, questo è emerso qua e là su alcuni magazine, su alcuni settimanali, periodici, presenta un grosso rischio, cioè digitalizzazione implica necessariamente maggiore interdipendenza, e l'interdipendenza è un elemento di forte debolezza dei sistemi complessi, perché basta che un nodo della rete ceda e cede tutta la rete. C'era un articolo, non mi ricordo di chi, un po' di tempo fa, forse su un inserto di Domani, che diceva la grande crisi ci sarà quando crollerà internet, perché a quel punto verranno meno le relazioni sociali di vitale importanza. Probabilmente sarà una guerra civile, sarà l'Armageddon quando collasserà internet. E, signori, chiudiamo la puntata perché stiamo andando lunghi, con un aggiornamento rispetto alla questione delle concessioni balneari, e perché appunto il 21 aprile la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esprimendosi su una vertenza che coinvolgeva l'autorità italiana garante della concorrenza e un comune in provincia di Taranto, ha affermato che i giudici nazionali sono tenuti ad applicare le norme del diritto europeo disapplicando le disposizioni nazionali non conformi, e contemporaneamente la Commissione europea ha aumentato la pressione affinché Roma si allinei alla direttiva Bolkestein nel campo ovviamente delle concessioni balneari, di cui abbiamo parlato a lungo anche nelle altre puntate. E la questione ovviamente si fa sempre più urgente, poiché già nel giro di due mesi Bruxelles potrebbe aumentare queste pressioni fino ad arrivare poi a delle procedure di infrazione. Allora, Umberto, parto da te e ti chiedo: ora che la Corte di Giustizia europea ha ribadito che il diritto europeo deve essere applicato disapplicando quello nazionale, cosa succederà per quanto riguarda le decisioni che devono prendere i giudici nazionali, le autorità amministrative, che ovviamente sono in questo momento in difficoltà? C'è una maggiore pressione a questo punto? Ma in realtà questa sentenza ribadisce un fatto che comunque è noto da tempo, cioè che il diritto europeo prevale su quello nazionale. Diciamo che questa sentenza, vuol dire, per chiarezza elimina qualunque eventuale dubbio residuo, però poiché la direttiva era esecutiva, era evidente che in qualche modo era già immediatamente applicabile. In ogni caso, ora evidentemente i giudici in ambito in sede di applicazione non avranno, diciamo, scelta se non disapplicare il diritto interno e applicare la normativa europea. E se l'Italia non si adegua, no, a questo indirizzo, evidentemente rischia delle pesanti sanzioni dall'Unione Europea. Questo ne avevamo già parlato, e la prospettiva è sicuramente questa. Esatto, certo. E professor Lanzalaco, troppe pressioni su troppi tavoli aperti, il governo cederà secondo lei? No, non mi metto a fare il mago Telma. Certamente sia che ceda sia che non ceda pagherà costi politici molto elevati, perché l'alternativa è come cadere, non se cadere o stare in piedi, ma come cadere, se cadere sulla politica domestica e perdere il consenso presso i propri elettori cedendo all'Europa, o invece andare incontro a conflitti abbastanza impegnativi sul fronte europeo. Quindi non invidio assolutamente Giorgia Meloni. Vorrei far notare, se mi dà 30 secondi, vorrei far notare una cosa, cioè da cui si capisce esattamente qual è il disegno
delle autorità europee, come l'ha descritto prima Umberto Del Noce, l'avvocato Del Noce, e cioè imprimere una torsione, una svolta, una transizione non ecologica, una transizione all'economia. Guardate la disparità di comportamenti che c'è nei confronti dei balneari e degli ambulanti. Allora, sui balneari assolutamente pugno di ferro, non si concede assolutamente il rinnovo automatico delle licenze. Nel caso delle concessioni, nel caso degli ambulanti, sono andato a controllare su due fonti perché ho detto non vorrei sbagliare. Però il decreto, quello citato prima, concorrenza, concede altri o 10 o 12 anni di proroga delle licenze per gli ambulanti. Allora lui dice, come mai questa disparità di trattamento? Ma è ovvio, perché agli grandi investitori internazionali non interessano i mercatini, no, in giro per i paeselli, interessano le spiagge, interessano quel tipo di risorse. Quindi gli ambulanti, no, il principio del mercato, della concorrenza, vale per i balneari, ma non vale per gli ambulanti. E questo è molto significativo, perché in un caso c'è interesse a farlo valere, perché la posta in gioco è succulenta, è interessante economicamente, molto, e nell'altro caso invece è molto meno interessante, no? Tutti i giorni monta, smonta la bancarella, metti chi i calzoni, i maglioncini, chi le arance piuttosto che le zucchine, poi smonta tutto, metti via, va a casa, poi è molto meno interessante economicamente. Ecco, quindi volevo attirare l'attenzione su questa disparità di comportamenti. Potremmo chiudere con una battuta dicendo: non sono cattivi, è solo una questione di business a questo punto. È così, esattamente. Signori, vi ringrazio di essere stati con me questa sera e saluto il professor Luca Lanzalaco. Buonasera a tutti. L'avvocato Umberto Del Noce e buonasera. Ovviamente tutti i nostri spettatori. Arrivederci. Arrivederci.